Ciao a tutti e bentrovati, benvenuti di nuovo in Ars Nova Academy, questo spazio nel quale vi propongo, vi consiglio delle realizzazioni con i materiali stabilizzati che potete trovare su arsnovashop.com. Oggi parliamo di un fiore meraviglioso, facciamo dei lavori con il bellissimo girasole, una new entry, una bellissima novità, stabilizzato, fenomenale, e lo lavoreremo in un quadro da appendere. È un momento come alle mie spalle, ci sono tanti quadri lavorati con tutti i materiali stabilizzati. Oggi però gli daremo un taglio estivo, autunnale, caldo, di passione, d'amore del girasole. Iniziamo con appunto una base, che abbiamo questo quadro, e il muschio piatto pronto ad essere incollato come base. Cosa usiamo? Usiamo una pistola silicone per andare a fissare il nostro muschio. Voilà. Alla parte di legno. Fatelo aderire per bene, ma in pochissimo tempo, in un attimo, sarà attaccato e sarà attaccato in modo definitivo. Attenzione a fare aderire bene, a combaciare bene i bordi, di modo da non sovrapporli, per far sì che rimanga tutto naturale, no? Che non si sovrapponga e non si vedano i vari pezzi come un puzzle. E così avanti fino ad averlo riempito tutto. Ed eccoci qua, amici, abbiamo completato, come potete vedere, questo quadro, riempiendolo tutto di muschio, e ho voluto inserire anche un ramo di manzanite, fissandolo dietro, è importante, con due viti, in modo che siamo sicuri che questo non si staccherà più. E quindi possiamo iniziare a inserire i nostri elementi. Abbiamo parlato appunto di girasoli, un girasole appena colto, un girasole che potete trovare su arsnovashop.com. È una delizia, c'è dentro tutto il calore dell'estate, tutta la bellezza dell'autunno qua dentro. Proseguiamo con incollare i vari fiori. Vedete, questo va tolto, in modo che possiamo farlo aderire bene al muschio. Sempre abbondante colla a caldo, quella che scotta. Ecco, abbiamo finito di inserire, ho finito di inserire i girasoli, li ho distribuiti su tutto il quadro, quello che sarà il quadro più bello del mondo, e vado a inserire questo materiale. Anche questa è una novità, è un eucalipto baby bloom che potete trovare anche questo sul portale arsnovashop.com. Il consiglio è sempre di pulire bene il gambo prima di inserirlo, un po' come si fa con i fiori, la composizione dei fiori freschi. Il concetto è identico anche con lo stabilizzato. Bene, abbiamo terminato con l'eucalipto, con il baby blue. E ora qui abbiamo altri materiali, abbiamo il pepe rosa, la brugna, la lavanda e il fiore di riso. Io partirei proprio da questo, prodotto stupendo, anche questo lo potete trovare sul portale arsnovashop.com, una volta che fate l'iscrizione e potete navigare in centinaia di prodotti meravigliosi, stabilizzati, potrete così sbizzarrirvi con la scelta del materiale sfuso da ordinare per fare le vostre composizioni. Sempre un po' di colla. Io inserirei un altro pezzo interessante, sia per il colore che per la forma, che sono queste bacche, queste palline. È la brugna, questa pianta mediterranea che trovate sempre stabilizzata sul portale arsnovashop.com, che andiamo a lavorare a pezzettini e andremo a inserire nella composizione, nel quadro.
tagliati e rivisti, sono ottimi, insomma non si butta via niente di questo materiale, tutto è prezioso. Riusciamo a creare una bella composizione, un bel quadro, non serve troppo, non serve riempirlo eccessivamente, appunto perché vorrei dargli un effetto naturale per far vincere, fare uscire, fuoriuscire la bellezza del girasole. Inserita la brumia, abbiamo finito di inserire queste bacche di brumia con i suoi rami. Vedete che il quadro, insomma, è sempre più vicino all'essere realizzato, all'essere compiuto. Manca ancora un tocco di colore e di leggerezza che vorrei dare con questo meraviglioso prodotto. Questo è uno forse dei miei preferiti, ma è il pepe rosa. Che potete trovare anche questo, anche lui lo potete trovare su arsnovashop.com. Un prodotto bellissimo, leggero, un prodotto che è in cascata e dice la sua, ha una fragranza, quasi una croccantezza, lo si sente anche solo al tatto, ed è perfetto per l'inserimento in questa tipologia di lavori. Andiamo prima a posizionarlo per trovargli la giusta collocazione, un pizzico di colla come sempre, e via, che andiamo a inserirlo. Vedete com'è subito, da un tocco di colore, ed eccoci con l'inserimento. Dopo l'inserimento del pepe rosa, qualche filamento di colla è normale, andiamo a levarlo. Dovreste sentire anche il profumo che emana questo pepe, come tutto il resto. Bene, ci siamo quasi, abbiamo ancora un elemento da inserire e poi siamo arrivati, arriveremo al finale, al gran finale di questa realizzazione. L'elemento che voglio inserire adesso sono proprio quattro rametti, quattro di numero, di lavanda, prodotto anche questo meraviglioso che trovate su arsnovashop.com. Sempre con la nostra colla a caldo, inutile più dirlo ormai. Ed ecco terminato, realizzato il nostro lavoro. E ora il nostro quadro con i girasoli non ci resta che appenderlo. Ecco qua, fatto, appeso alla nostra parete, pronto per essere venduto. E quindi non mi resta che darvi un nuovo appuntamento al prossimo tutorial di Ars Nova Academy. A tutti un buon lavoro e a presto. Ciao!